Salve a tutti ragazzi, sono Mattex e bentornati in questo nuovo episodio della nostra catena d'attore con il Venezia, qui su IA22, peraltro ultimo episodio di questa stagione. Ebbene sì, mancano 4 partite alla fine del campionato che vedremo tutte e 4 in questo episodio Inter Milan, Fiorentina e Sampdoria. Abbiamo l'ostacolo delle squadre di Milano alle prime due e poi Fiorentina e Samp. Vedremo effettivamente poi le ultime due se giocarle o meno perché tanto dipenderà da come andranno queste prime due partite. Siamo ottavi in classifica con 47 punti, la zona conference dista 10 punti pieni dall'Atalanta, ma noi abbiamo una partita in meno. Oltretutto sappiamo che in finale di Coppa Italia ci sono Inter e Napoli, quindi due già qualificate in Europa, potenzialmente potrebbe sbloccarsi il settimo posto a cui punteremo per questo episodio qua. Non dovessimo andare in conference, non sarebbe comunque una tragedia, anche perché l'obiettivo era non finire tra le ultime tre, quindi questo l'abbiamo decisamente superato. In Coppa Italia, appunto, dicevo Napoli-Inter, la finale, abbiamo anche Pululu con 26 gol, pronto a stabilire un nuovo record, speriamo. Abbiamo 4 partite per farlo segnare, per far macinare gol a lui. Andiamo in partita contro l'Inter, sarà tostissima, sarà veramente molto difficile, ma noi ci proveremo fino in fondo. Akinfeev tra i pali per tentare il miracolo quest'oggi contro l'Inter. Capitano ovviamente Carboni, Caldara e Garcés in difesa. Aps, Raskin, Busio e Cowell a centrocampo con Ramos sulla tre quarti. Coppia d'attacco ovviamente formata da Titi Henry e Pululu, i due che stanno trascinando fin qui il Venezia verso un sogno all'inizio della stagione insperato, poi man mano cresciuto, quello della Conference League, quello della parte europea del campionato. Dall'altra parte l'Inter, una sola sconfitta, tutte le altre partite vinte. 33 sono le vittorie della squadra nerazzurra. Handanovic tra i pali, difesa 3 con Kolarov, D'Ambrosio e Skriniar. Brozovic davanti alla difesa con Coman, Calhanoglu, Barella e Berardi a centrocampo. Centrocampo davvero molto, molto, molto forte. Lautaro Correa davanti. Grazie Simo che mi sostieni con l'1x. Manca pochissimo all'inizio della partita. Comincia Venezia-Inter. Buona partita. Berardi chiuso da Carboni. Poi però regala la palla a Barella. Resta lì l'Inter. Correa. Palla al centro. Lautaro chiude Garcés. Ancora Lautaro dietro. Barella può andare. Correa. Akinfeev in calcio d'angolo. Berardi al centro. D'Ambrosio. Attenzione. Lautaro. Arriva il vantaggio dell'Inter. Gran tiro di Lautaro Martinez. 0-1. Correa da solo. Correa. C'è Lautaro. Deve chiuderlo Caldara ancora. Correa. 0-2. L'Inter dimostra di essere la squadra più forte del campionato. Vai Aps di fisico, di pressione. Riesce a rubare il pallone ad Ambrosio. Aps può andare al centro. C'è praticamente nessuno. Aps può andare col tiro. Aps. Handanovic e poi la palla fuori. Bravo Pululu. Bravo Pululu. Recupera su Kolarov. Vai Pululu. Di velocità Pululu. Guarda al centro Pululu. Può andare col destro Handanovic. Poi Aramu. 2-1. Venezia accorcia le distanze. Vai prenderti il pallone Aramu. No, non si va a prendere il pallone. Preferisce fare il Correa. Attenzione a Eriksen, la palla in mezzo, Lautaro si gira, Lautaro, chiuso, Correa! 3-1. Inter torna con i due gol di distacco. Carboni. Pululu. Al centro c'è Vasquez, Pululu ha visto, questa volta lo sarebbe bene. Vasquez! 3-2. A un minuto dal 90esimo. Venezia non molla, gran palla di Pululu, gran gol di Vasquez. Bello, bello. Penso che vedi di solito le sopracciglia. Ma lo faccio per gli occhiali più che altro. Avessi le altre cuffie non lo farei tanto. Dai, 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 dai. Vai Aps. Vasquez per Pululu. Pululu si deve girare in qualche modo. Pululu dà uno sguardo al centro. Prova ad andare al cross. Raskin stoppa. Raskin chiude l'Inter. E calcio d'angolo, l'ultima azione di questa partita. Rivediamo quel tiro di Raskin. C'è anche Akinfeev al centro.
Ramo al centro. Caldara, la palla resta lì. E finisce qui. Venezia-Inter, 3-2. Non basta Aramu, non basta Vasquez. L'Inter ne esce vincitrice da questa partita, ma con sofferenza. Questa è una cosa importante comunque per noi. Gran bella partita. Non siamo sconfitti, ma sconfitta che avevamo preventivato. Buona prestazione. Bella partita. Offerta di 2 milioni dal Genk per Fiordilino, io andrei a trattare. 2,450. Affare fatto. Il Genk accetta. 2 milioni e 450 mila. Ottima. Ottima. Offerta anche dallo Sheffield United per Fiordilino. In realtà stesso discorso. Ma andiamo a trattare. 2,5. 2,5. Vediamo se accetta. 2,5 accettano. Vedremo. Vedremo dove potrà andare il nostro Fiordilino, che purtroppo non ha trovato spazio. Non ci siamo trovati troppo bene con lui in questa carriera. Salta, andrà da qualche parte, non sappiamo ancora bene dove. Ragazzi, mancano 3 partite. Al 7° posto siamo lontani 6 punti. Oggi è fondamentale la gara contro il Milan. 66 punti per la squadra rossonera. Lotta per il 2° posto. E oggi dovremmo provarci fino in fondo. Tra l'altro siamo a San Siro, quindi dovremmo fare il miracolo in casa loro. Ci proveremo. Stessa formazione, ragazzi. Andiamo in campo. Maignan in porta per il Milan. Difesa 4 con Tomori, Gabriel, Florenzi e Teo Hernandez. A centrocampo Bennacer, Bakayoko. I due al centro. Poi i tre davanti. Rebic, Renato Sanchez e Krunic. Unica punta, Zlatan Ibrahimovic. Milan che punta al 2° posto. Ormai la lotta a scudetto è già terminata da qualche partita. L'Inter ha già vinto il campionato con più di 40 punti di distacco dalla seconda. Dall'altra parte il Venezia, che lotta ancora incessantemente per un posto in Conference League, con Akinfiev tra i pali, con la fascia da capitano. Difesa 3 con Carboni, Caldara, Gas e Garcés. Ormai la nostra difesa consolidata. Raskin, Dezzi, Cowell ed Apps. Aramu sulla tre quarti. Duo d'attacco formato da Titi, Henry e Pululu. Ci si gioca tutto nella casa del calcio a San Siro. Buona partita. Milan-Venezia comincia. Bravo Raskin. In pressione Henry recupera. Dall'altra parte c'è Pululu. Titi, Henry prova a salirlo. Pululu. Vai contro Maignan. Pululu! Il primo di questo episodio. Sì, Pululu. Rebic, bisogna fare attenzione a questo pressing incessante dei rossoneri. Parla sulla destra, Rebic, Krunic, Ibra, Akinfiev. In qualche maniera. In marcatura Carboni, ancora Renatino, dietro per Florenzi. 1-2. Cross al centro di Florenzi. Rebic stacca fino alle stelle e trova l'1-1. Ante Rebic. Che gol. Ora Bakayoko, attenzione, si gira. Bakayoko può andare, palla al centro. Krunic. Che brivido. Caldara. No, Aramu. Shiru può andare. Iago Aspas. Finisce qui la nostra stagione. Finisce qui Milan-Venezia 2-1. Trionfo dei rossoneri, trionfo dei nerazzurri. Venezia prende pizze in entrambe le squadre. Però diciamo che sono due risultati che comunque, devo dirlo, ci stanno tranquillamente. Fiordilino se ne va al Genk. Tra l'altro 1,8 milioni a disposizione rispetto ai 2,4 che ci hanno dato. Vabbè, comunque una buona cessione in realtà per la prossima stagione. Crescerà il budget sicuramente nel prossimo mercato, la cosa che ci aiuterà, perché appunto vogliamo rinforzare la squadra poi per lottare effettivamente poi
al posto in conference. Siamo undicesimi a meno 6 in realtà dalla Roma. Tra l'altro Roma-Samp oggi, noi contro la Fiorentina, quindi in realtà abbiamo ancora veramente tanto da provare. Io vi dico, io le andrei comunque a giocare, quantomeno questa con la Fiorentina qua la andrei a giocare per vedere come va, per vedere se possiamo ancora eventualmente sognare nell'ultima partita contro la Samp. Formazione in realtà titolare come al solito. Noi ci vediamo in partita con le formazioni, con le grafiche, vedremo. Akinfiev tra i pali contro la Fiorentina, Calboni, Caldara, Garcés, i tre di difesa ormai li conosciamo bene, Raskin, Busio, Cowell ed Apps a centrocampo, Amu sulla tre quarti che nell'ultima gara ha regalato il gol al Milan, Titi Henry e Pululu davanti, Ramu che ha fatto molto bene contro l'Inter, contro il Milan invece un po' meno. Abbiamo patito tanto il pressing in queste due partite, ci sarà un po' di rivoluzione comunque a fine stagione. Lo sapete, verranno ceduti parecchi giocatori nel Venezia, abbiamo già inquadrato due o tre giocatori da andare a comprare, probabilmente ne arriverà un altro, ma vedremo a fine del campionato. Forster intanto in porta per la Fiorentina, Terzic, Martinez quarta, Odrio Zola e Milenkovic in difesa, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, i tre di centrocampo, davanti Sotil, Kayekon e Dembolo. Ricordo l'andata che la Fiorentina ci pestò. Oggi cerchiamo di portare a casa almeno una bella prestazione per concludere in maniera positiva questo campionato. Avremo poi l'ultima partita che potremmo eventualmente simulare nel caso in cui fossimo già completamente fuori dai giochi. Cowell. Spazio per lui. Cowell! Forster in calcio d'angolo. Cowell. Cross per Aramu. Stoppa. Aramu! In qualche modo. Che gol di Mattia Aramu. 1-0 per la Venezia. Raskin, Aramu si gira bene, tocco per Pululu. 2-0. Su Pululu. Olè. Brava Aps. Lancio per verità per Henry, si deve girare, in qualche modo stoppa, poi serve Busio. Raskin. Titi Henry di tacco, Aramu largo per Cowell. Al centro Pululu, si deve girare Pululu, calcia! Gran gol di Pululu! 3-0. Su Pululu! Al centro Gonzalez! Buono il tiro della Fiorentina. Fornals, tra l'altro, gran bel giocatore anche Fornals. Gonzalez, ottima la palla per lui. Akinfiev contro di lui. Arriva il gran tiro di Sotil, palla altissima però. Finisce qui, 3-0, vittoria facile per il Venezia che si riscatta dopo due brutte prestazioni, o meglio dopo due brutte sconfitte contro Milan e Inter, prestazioni che ci sono state ma si è fatta fatica in realtà contro le due di Milano, oggi partita più semplice, 3-0, ottimo. Offerta per Perez dalla Zed, in realtà potremmo già anche quasi accettare, andiamo a trattare ma di poco, nel senso che chiedo 1.500.000. Facciamo 1,550. Accettano. Chiudiamo la trattativa sperando che Perez vada in Olanda. In realtà stiamo cedendo praticamente tutti gli esuberi, ma ci ritroveremo poi praticamente senza giocatori. Per questo voglio andare poi a fare un piccolo acquisto di fine stagione, una sorta di, diciamo, premio per essere stati... per essere stati bravi alla fine in questo campionato, perché signori abbiamo fatto una buonissima stagione, l'obiettivo era non retrocedere, comunque non arrivare tra le ultime tre, abbiamo fatto una stagione incredibile. Il centrocampista, il regalino che volevo farmi è Albin Ekdal, è un 76 ragazzi, quindi secondo me può essere ottimo per il nostro centrocampo, contando che Perez, Fiordilino e altri se ne andranno. Reso conti anche vari, due aggiornamenti agli osservatori, sperando di ricevere qualcuno di buono, ma non vedo giocatori, tutti veramente osceni. Ancora uno, dai, no, neanche qua. Proprio no. Andiamo a trattare Ekdal prima che qualcuno se lo vada a prendere. La Berna, non posso comprarlo.
Posso comprarlo, Berna. Andiamo su Egdal. Quanti giocatori abbiamo? Aiuto. Dove sei, Albin? Albin Egdal. Andiamo a trattare. Cruz è... Quanti anni ha Cruz? Turno 9 te lo prendi. Cruciale. È importante, dai, è importante. Cruciale. 31. 3 anni te li fai, Egdal. Bravo, Egdal. Niente clausola, va benissimo. Direi 20... 22.000 e 100 di bonus. Offerta equa. Ha deciso di accettarla. Bene, bene. Egdal sarà un nuovo giocatore del Venezia. Secondo me è un discreto acquisto. Nel senso, non è certo il miglior top player del mondo, però ragazzi potrà sicuramente dare una mano al nostro Venezia, considerando che la prossima stagione dovremmo veramente comprare tanti giocatori, perché ci ritroveremo quasi con la rosa dimezzata in realtà, tra prestiti che finiscono, giocatori che se ne vanno, eccetera eccetera. Dovremmo investire sicuramente tra svincolati e giocatori da comprare. Ma andiamo a simularci la partita. Direi di simularla lentamente, così eventualmente potremo anche entrare in partita. Andiamo a simularci Sampdoria contro Venezia, sperando ovviamente in un risultato positivo per chiudere bene il campionato. Dall'altra parte, tra l'altro, c'è Egdal, capitano, che poi arriverà nel nostro Venezia. Noi non puntiamo a far chissà cosa, giusto a prendere le pizze. 3-1, segno ancora TT. Perez venduto, premio torneo 63 milioni, che non avremo mai, non avremo ovviamente assolutamente mai. Miglior uomo assist, Mattia Ramu. Bella vera Ramu. Chiudiamo il campionato con le nostre ben 38 partite, 50 punti tondi tondi fatti. Siamo riusciti ad alzare un pochino la differenza reti, 64 gol fatti, 60 subiti, veramente troppi, 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 troppi subiti. In realtà buon piazzamento, siamo arrivati decimi, non è malaccio. Comunque siamo stati a meno 11 dal sesto posto. Comunque io sono soddisfatto di questo campionato che vince l'Inter in maniera folle, incredibile. 109 punti per la squadra nerazzurra, Milan, Juventus e Atalanta in Champions League, Napoli in Europa League, Samp in Conference, penso assieme alla Roma. Le ultime tre sono Bologna, Spezia ed Empoli, quindi la prossima stagione simuleremo tutte le volte che andremo a incontrare Bologna, Spezia ed Empoli, senza se e senza ma. Tra l'altro, la classifica miglior marcatori che vince Pululu in maniera sorprendente. Si gioca 37 partite, ne è mancata solamente una, sotto Correa e Martinez, poi Ibra e Insigne. Miglior assist vince Ramu con 10 assist. Di noi abbiamo anche Pululu con 9 ed Ezzi con 6. Bene. Reti inviolate a Kimfiev con 8. Positivo, comunque su 34 partite, cartellini gialli non vedo nostri giocatori, neanche in cartellini rossi. Bene, bene così. I nostri due aggiornamenti degli osservatori, abbiamo Blake Gibbs. Buon totale iniziale, potenziale osceno. Mason Clark, assolutamente no. Sono comunque osceni gli osservatori. Bard Xaferi. Anche qua, totale iniziale buono, potenziale veramente basso, quindi potremmo poi magari provare a cambiargli il ruolo, magari come punta. Andiamo a vederci poi bene le statistiche, intanto promuoviamolo. Liridon Reufi. Oh, questo sembra buono anche Poiani, piace. Signori, statistiche, cose di fine stagione. Intanto andiamo a vederci gli obiettivi completati praticamente tutti, tranne la Coppa Italia, che non abbiamo raggiunto gli ottavi di finale. Il resto abbiamo completato tranquillamente tutto. Andiamo a vederci le nostre belle statistiche. Ti ho messo il follow tempo fa perché la streamer Alice mi ha chiesto ti conoscessi, detto che abbiamo entrambi il 9 che finisce con X. Sì, comunque Alice la conosco. Seguo da un po' in realtà. Come la va? Come stai? Tonghia lo stavo seguendo, mi pare.
Comunque, ragazzi, stats di fine stagione: Pululu con 29 gol, 10 quelli di Titi Henry, 8 Alamu, 3 Apps, 3 Vasquez, 3 Eymans e 3 Dezzi, 2 Cowell, 1 Jonsen, 1 Sigurdsson e anche 1 Černigoj. Il resto nada. Per quanto riguarda invece gli assist, abbiamo 10 Alamu, 9 Pululu, 6 Jonsen, 6 anche Dezzi, 5 Cavell, 4 Busio, Apps, Henry ed Eymans, 2 per Vasquez, 1 per Schneg, 1 per Sigurdsson e via così. Che strano vederne in realtà così, così pochi. Per quanto riguarda le presenze, abbiamo 37 Aramu, Pululu e Titi Henry, 35 Akinfiam, 33 Apps e Dezzi, 31 Caldara e Busio, 29 con Carboni Jonsen, 26 Cowell e Raskin, 24 Eymans, 23 Schneg, 17 Vasquez, 15 Sigurdsson, 14 Garcés e Svoboda, 12 Černigoj, 8 Tesman, che tra l'altro è andato in prestito all'Udinese, è cresciuto parecchio, 5 le presenze di Lezzerini, 3 Fiordilino, 1 Perez e basta, via così. Il giocatore che attualmente vale di più credo sia Raskin, esatto, Raskin con 12 milioni e 500, poi Apps con 10 milioni, è cresciuto anche lui parecchio, cresce anche Pululu, comunque il valore ne ha preso del 46%, quindi cresciuto parecchio. Andiamo a terminare effettivamente questa stagione. Questa è stata la nostra prima stagione, noi ci vediamo nel prossimo episodio per chi sta guardando questo su YouTube, per chi invece sta guardando questo in live. Noi andremo avanti, continueremo a fare il primo episodio, diciamo, della nuova stagione con un po' di basi per il mercato. Vedremo se effettivamente vuoi portarlo anche su YouTube oppure no. Ci vediamo lì comunque, mi raccomando, restate, signori, restate, non scappate. Termino qui la stagione, andiamo a cosa ci dice il nostro Venezia. Siamo giunti a termine della stagione, la dirigenza non può che essere soddisfatta per i risultati raggiunti finora, che ci hanno permesso di centrare gli obiettivi prefissati sia dentro che fuori dal campo. Inoltre staff e giocatori sono entusiasti di lavorare con lei. Speriamo dunque di averla anche con noi la prossima stagione. Assolutamente sì. Andiamo nella prossima stagione. Signori, avanti.